segui Gesù come un bambino. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo anche oggi con gioia la benedizione della parola di Dio che entra nelle nostre case e nella nostra vita. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Matteo, capitolo 18, dall'1 al 5 e versetto 10. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più grande nel regno dei cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Amen». Cari amici, oggi siamo a Matteo 18, perché come abbiamo ascoltato dall'ultimo versetto, Gesù parla degli angeli. Oggi è la festa degli angeli, benediciamo il Signore, ma chiediamo a Dio soprattutto che tocchi il nostro cuore attraverso la sua parola. Avete sentito che qualcosa di simile già nei giorni scorsi lo abbiamo ascoltato. In realtà Marco 9 e Luca 9 ci avevano già accompagnato dopo, da parte di Gesù, la sua espressione: il figlio dell'uomo sarà consegnato nelle mani degli uomini a Gerusalemme, dovrà soffrire, morire e poi risorgere. Era avvenuta la discussione chi è il più grande. Dopo questa discussione Gesù prende un bambino e gli dice: accogliete questi piccoli, così dovete essere. Qui in Matteo la questione è molto differente. Innanzitutto perché c'è, potremmo dire, una domanda, una provocazione nei confronti di Gesù. Quindi non siamo nel mezzo di una discussione chi è il più grande, ma gli chiedono: chi è il più grande nel regno dei cieli? Vedete che è differente. Pur essendo sinottici, Matteo, Marco e Luca, in Matteo abbiamo qualcosa di differente. In questa occasione Gesù chiama se un bambino, lo mette in mezzo e gli dice: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Vedete anche che risposta precisa. Ecco che in questo contesto il bambino non rientra tanto come quella categoria evangelica, teologica, di chi non ha voce, non è ascoltato, è emarginato, ma rientra come quel segno di insufficienza di per sé. Quindi non adeguata sufficienza a vivere senza il papà e la mamma. Il bambino non è autosufficiente, il bambino ha bisogno di essere guidato da un adulto, il bambino ha bisogno dei grandi. Ecco perché Gesù dice: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini. Nella Chiesa di Gesù, nella comunità cristiana, c'è posto per i bambini, persone che decidono di vivere in questa non autosufficienza, ma dipendenza da Dio. Guardate che questo è fondamentale. Dobbiamo dipendere da Dio, non dagli uomini. Ma spesso le nostre discussioni, ideologie, fanno dipendere tutto dall'uomo e non da Dio. Ecco perché Gesù dice: se non vi convertirete. Pensate che a me piace sempre
prima di preparare la lettura, di pregarla, leggerla anche in greco, nell'originale. E pensate che oggi non c'è il verbo del metanoeo, quindi di questo cambiamento di pensiero riferito alla conversione, ma pensate c'è un altro verbo. Il verbo è strefo. Infatti qui dice Gesù «Ean me strafete». Strefo significa volgersi, voltarsi. Quindi Gesù sta dicendo «Se voi non vi voltate, non cambiate direzione», vedete la differenza con metanoia, che è un cambiamento di pensiero, qui è qualcosa di fisico, ancora quasi più forte, state andando in una direzione sbagliata. La direzione dei titoli, delle grandezze, la direzione giusta è quella del bambino, è quella di non essere più autosufficienti. Io basto a me stesso, io ho fatto un cammino spirituale, io ho grandi doni, il Signore mi parla, io so dove sto andando. No, Dio vuole dei servitori che siano come bambini, che continuamente abbiano coscienza di dipendere da Lui, che facciano riferimento a Lui, che chiedono a Lui. Questa è una questione interiore, carissimi amici. Non sto parlando di una struttura ecclesiale, assolutamente, ma di un modo, un atteggiamento interiore dell'uomo. Riconosci che da solo non ti salvi, che da solo non sei santo. Santo in ebraico significa separato. Da solo non sei soprannaturale, hai bisogno di Dio per andare avanti, per vivere nella comunità. Ecco perché Gesù insiste dicendo dovete diventare come i bambini, dovete farvi piccoli come i bambini, allora sì, sarete grandi, allora sì, c'è un posto per voi, qui nella comunità e nei cieli, nel suo regno. Amen? Questo è davvero importante. Chiediamo allora allo Spirito Santo oggi di guidarci affinché noi abbiamo il coraggio di voltarci, cambiare direzione, non più la direzione del chi è più grande, ma la direzione del io da solo, Signore, non mi salvo, non sono sufficiente, ho bisogno di Te, del Tuo aiuto, della Tua grazia, della Tua mano, come un bambino ha bisogno di suo papà e di sua mamma. Gesù, grazie. Grazie per il Vangelo di oggi, grazie per come parli alla mia vita. Voglio accogliere la Tua parola. Voglio camminare in rettitudine nella Tua volontà. Signore, converti, cambia il mio cuore, perché il mio cuore si volga verso di Te. Non guardi più a me stesso, a se stesso, ma io possa guardare a Te come il mio unico salvatore, il mio liberatore, colui che anche oggi mi indica il cammino. E allontana da me la superbia, l'orgoglio, la presunzione di essere qualcuno. Signore, di fronte a Te voglio umiliarmi e riconoscere che Tu solo sei grande, Tu solo sei santo. Possa io essere uno strumento di adorazione verso di Te e di testimonianza a coloro che ancora non Ti hanno incontrato. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora, cari amici, lo slogan di oggi. Segui Gesù come un bambino. Seguilo innanzitutto cambiando direzione e andando verso di Lui. Amen. Carissimi, ecco gli appuntamenti come Koinonia Giovanni Battista Oasi di Biella del mese di ottobre. Domenica 6 ottobre ci sarà il corso Rete di Pesca a Strona, dove insegneremo come evangelizzare attraverso la casa di preghiera. Domenica 13 ottobre faremo il pomeriggio di evangelizzazione Gesù Vive a Milano. Domenica 20 ottobre ci sarà la giornata di Koinonia a Torino. Nel weekend dal 25 al 27 ottobre avremo l'incontro giovani di Shout Generation a Strona. E infine domenica 27 ottobre ci sarà la giornata di Koinonia a Strona.
Se volete partecipare, tutte le informazioni le potete prendere dal nostro sito web. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Parlami, Signore, ti ascolto.